È un'iniziativa importantissima perché favorisce la partecipazione dei cittadini su questioni importanti. Noi abbiamo creduto fin dall'inizio in questa ipotesi di partecipazione e abbiamo anche cofinanziato delle iniziative. Tra l'altro siamo riusciti a realizzare con quelle poche risorse che il progetto ha messo a disposizione e un po' di nostre risorse, un video che parla del lago di Porta, che è molto bello e quindi consiglio a tutti di poterlo vedere. Basta andare sul sito di Regione Toscana, Open Toscana, è possibile scaricarlo e vederlo. E, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative con le scuole e con i volontari di pulizia dell'aria e di escursioni all'interno del lago di Porta, perché è un'area molto bella e molto importante. Uscirà nei prossimi giorni anche un taccuino che sarà dato alle scuole per poter, diciamo, prendere appunti quando andranno nella nostra area, del Lago di Porto.